Tante sorprese. Tante sorprese. Tantissime sì. sorprese. Qualche cambio look, Certo. qualche un livello più alto di oggetti, un sacco di scherzi, battute e belle storie. I venditori ci porteranno tante belle storie. Oggetti strani anche, abbastanza complicati da definire. Io, per esempio, feci poco fa una figuraccia, non riuscendo a dire un termine per indicare un oggetto che coprisse una parte genitale, un organo genitale in una tribù specifica. Quindi, ecco, anche oggetti divertenti e imbarazzanti, dai, sarà una sorpresa, non vi riveliamo di più. Credo che apprezzino il garbo, l'empatia dei mercanti e la voglia che abbiamo noi di trasmettere qualcosa, di insegnare, e il pubblico è recettivo e ha voglia di imparare, quindi le cose si incontrano. Come dice il titolo stesso, cash or trash, distinguiamo il cash, cioè le cose che si pagano in questo caso, le cose migliori, le cose più belle, dalla spazzatura. È un modo nuovo e secondo me interessante per avere un occhio sugli oggetti antichi, vecchi che siano. Stanchi dal lavoro, bisogna accoglierli e farli rilassare. Ma noi entriamo, usciamo e lasciamo tutto in ordine, non sporchiamo. Come facciamo nella vita reale quando andiamo a comprare, quando compriamo, ecco, spesso ci chiamano persone con delle collezioni e noi andiamo a valutare, anche lì lo facciamo con grande garbo, insomma, ecco, per noi è una passione, oltre ad essere un lavoro, io credo che sia prima una passione che poi si è trasformata in lavoro. Ecco, questa è la domanda buonissima, la domanda più difficile in realtà. È studiando, c'è poco da fare. Studiando, guardando, toccando, Sbagliando. sbagliando, bravissimo. È un processo, secondo me, che diventa quasi una palestra. Il muscolo si ingrandisce quando si allena, l'occhio si Assolutamente. affina quando si guarda. Assolutamente. Sono d'accordo. Io non l'ho ancora capito. Navigo a braccia. Ma diciamo che siamo tutti abbastanza amici al di fuori. Poi ecco, spesso quando si tratta, ecco, quando piace un oggetto, cioè, diventa un casino perché si combatte a spada tratta. Siamo amici, ma non ci dimentichiamo di essere professionisti. E È quando arriva quella. qualcosa di bello, nel rispetto ognuno dell'avversario, facciamo quel che possiamo per ottenerlo. Non Lo si guarda in dobbiamo. faccia a nessuno, poi dopo ci si stringe, magari dopo ci abbracciamo, però insomma, lì per lì. Allora, questa è. Io consiglio sempre di, appunto, studiare, di capire la differenza tra un oggetto che può avere un valore futuro e un oggetto che invece rimane istantio, che può perdere valore. È una cosa che piano piano si impara in questo mestiere. Bisogna farlo, però, bisogna purtroppo avere le mani in pasta per capirlo. Però c'è, esiste una differenza, esistono le collezioni straordinarie. Esistono invece gli accumulatori seriali che poi sbagliando magari buttano cose o non si rendono conto di avere roba di poco valore. Io invece credo di non essere la persona giusta per poter rispondere perché sono un collezionista, accumulatore, non mi separo da niente. Sono più collezionista che commerciante, faccio fatica a Anch'io. vendere e quindi faccio fatica a rispondere a questa Beh, domanda. anch'io sono collezionista, però c'è differenza tra il collezionista e l'accumulatore. Io sono un Certo, collezionista con criterio ben specifico, lo seguo e lo infatti rispetto. quello che diceva Giano di studiare, prepararsi. Fa sì che da accumulatore si diventi collezionista, si selezioni ciò che va Bravo. tenuto. Però a dire come selezionare, devi studiare. Studio. Prima di tutto devi capire cosa ti piace, devi indirizzare la tua passione verso qualche cosa di specifico e a quel punto raffinarti. Questo è quello intelligente. Uno sì, ognuno di noi ha un campo. Io, per esempio, colleziono arte tribale, primitiva, e quindi ho una collezione vastissima di roba antica dai popoli dell'Oceania ai popoli dell'Africa nord-occidentale. Io colleziono scatole di latta, pubblicitaria, insegne, orologi, sculture, colleziono di... Se mi trovo due fazzoletti bianchi mi dico, beh, vale la pena iniziare una collezione di fazzoletti bianchi, quindi davvero la mia è una patologia. Bah, sì, tante Sì, cose. sono Però tante cose. io sono convinto che che gli oggetti poi prima o poi fanno un giro e arrivano. Non mi è mai capitato ecco, di essere insoddisfatto. A un certo punto è come se ci fosse un'energia, un'attrazione verso le cose, soprattutto per chi ama il proprio lavoro, il proprio campo di studio. A me mi è sempre arrivato tutto piano piano, non so come, magicamente. L'universo mi ha spedito cose, ecco, spero che Vero. continui. Bisogna solo avere pazienza, le cose arrivano, è vero, è vero.
perché è il programma migliore della rete, ma che discorsi. Più figo in assoluto. Noi siamo simpaticissimi, ci divertiamo soprattutto. Ecco, questo c'è da dire. Perché? Perché è divertente. Cioè, noi ci divertiamo tra di noi. E credo che si divertano anche chi viene a trovarci. Da morire, sì, sì. Tra i venditori, con i venditori poi scattano gag. Insomma, oltre ad essere educativo, è divertente, diciamo. Assolutamente.